Quest'ultima parte è, come dire, risponde alla domanda, che diciamo chiude il cerchio sulla base di quello che ho lasciato in sospeso sulla slide in cui dicevo, che le idee non sono tutelate. Le idee in sé, le semplici informazioni non sono tutelate, però abbiamo già detto prima in qualche esempio che ci sono situazioni in cui è la semplice idea ad avere il valore economico. Pensate alle start-up che non si sono ancora costituite, hanno bisogno di un finanziamento. E quindi devono raccontare la loro idea a coloro che poi le finanzieranno. Solo che questi coloro che poi le finanzieranno probabilmente sono anche coloro che potrebbero fargli concorrenza e replicare questa idea, magari ad un costo ancora più basso che... Ok, quindi il pericolo è concreto. Quindi spesso vengono da me e dicono: avvocato, ma io domani ho l'incontro con il classico... che ne so, joint venture, qualcuno che deve oppure io sono una piccola startup informatica, domani ho l'incontro con quelli di Google che vogliono fare una partnership. Ma se questi poi gli racconto l'idea e se la fanno loro, e se la fanno in 5 giorni perché loro hanno 50 sviluppatori, io ne ho 3, e dico: è vero, è un problema reale, non è che sia una fantasia. E allora si pone il problema del come tenere sotto chiave una semplice idea, una semplice informazione. Non esiste un istituto giuridico, l'abbiamo già detto, non esiste né diritto d'autore né brevetto che agisca sulla semplice idea, perché anche il brevetto agisce sull'idea se è un'invenzione industriale, cioè se questa idea porta ad una soluzione tecnica e a essere applicata ad un procedimento industriale. L'idea astratta in sé no. Allora la soluzione migliore è questa, ovviamente, cioè l'idea se è particolarmente innovativa e particolarmente... diciamo di per sé economicamente valida, economicamente remunerativa, me la devo tenere il più possibile nascosta, non ci sono balle. Però ci sono tutti questi casi che vi ho detto in cui non posso tenerla nascosta, perché coloro che mi devono dare i soldi la vogliono sapere, punto. Quindi si crea questo cortocircuito per cui se io voglio portare avanti la mia idea la devo raccontare, e se racconto la mia idea mi espongo al rischio che questa idea perda il suo valore economico perché non è più così originale, non è più così segreta. E allora, per fortuna, esiste questo ultimo istituto giuridico chiamato segreto industriale, segreto, come volete chiamarlo, e nell'articolo 98 del codice della proprietà industriale viene intitolato informazioni segrete. Dice appunto l'articolo 98 che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, anche detto in inglese know-how, esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni A siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e dagli operatori del settore, B abbiano valore economico in quanto segrete. Questo è interessante, perché quello che dicevo prima, l'informazione diciamo, ha un valore economico proprio perché è segreta. E C siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a rimanere segrete. Perché se sì, io ho queste informazioni segrete, però ce l'ho su una pagina del sito web, sì, è una pagina nascosta, non c'è il link, però è una pagina che è accessibile a tutti senza un minimo di accesso, no, non è sufficiente essere ritenuta segreta. Costituiscono, quindi questi sono i tre requisiti che devono avere le informazioni affinché possano essere soggette al cosiddetto segreto industriale. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e dalla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze. Vabbè, che questa è una cosa proprio di nicchia che riguarda il mondo della farmaceutico biochimica. Se no, se anche il segreto industriale non è sufficiente, l'unico strumento che mi rimane è quello del contratto. L'abbiamo già accennato prima. Cioè, il ghostwriter, il politico che vuole farsi scrivere un libro, ma vuole essere sicuro che poi questo non vada in giro a dire che il libro l'ha scritto lui, facendogli fare una figura meschina. Allora, in tutti quei casi, vincoli il tuo interlocutore attraverso un contratto. Un contratto di segretezza, quello che in inglese è NDA, No Disclosure Agreement. Quindi l'accordo di non divulgazione, non disclosure agreement, è un negozio giuridico di natura sinallagmatica, cioè che crea un rapporto di legame reciproco, che
che designa alcune informazioni come confidenziali e con il quale le parti si impegnano a mantenerle segrete, pena la violazione dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso contenute. In altre parole, è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate nell'accordo. A me capita di farli tutti i giorni, perché vabbè, appunto, nell'ambito in cui lavoro io spesso devi lavorare in team, partecipi a dei progetti internazionali, gli altri soggetti non hanno tutto sto piacere che tu riutilizzi le tue informazioni anche con altri partner, ok? Quindi dicono: ok, io ti fornisco delle informazioni e devono rimanere nell'ambito del nostro progetto e quindi devono essere conosciute solamente da tot soggetti, vengono a volte messi. Esatto, esatto. Piccolo problema. Prima di parlare. No, prima di parlare. Prima di parlare. Poi dopo c'era scritto, non so, stavamo parlando delle pere oppure stavamo parlando delle mele. Solitamente negli accordi di non divulgazione. Solitamente negli accordi di non divulgazione scrivi che il contenuto del. Allora, se è su documenti è molto semplice, cioè alleghi il documento e dici che quel documento è soggetto a un vincolo di segretezza. Se è verbale, capisco che ci sia un problema, però vabbè, l'unica cosa che puoi fare, sì, ti porti un registratore. Allora, quello che volevo dire è che è noto, ad esempio, l'esempio di Google funziona male perché è noto che Google non firma accordi di non divulgazione, cioè hanno un potere contrattuale tale per cui sostanzialmente ti dicono: se vuoi parlare con noi ti ascoltiamo volentieri, ma non pretendere che ti firmiamo, cioè, come dire, è già un privilegio che tu possa venire a parlare con noi. Poi in realtà c'è storie da 20 anni che esiste Google, storie di violazione di segreti non ci sono state, quindi, come dire, hanno anche probabilmente una policy aziendale per cui dicono: se vuoi ti devi fidare, se non ti fidi allora già non sei per noi un interlocutore meritevole. E quindi, come dire, lo startup perché ha nel senso che se avessero fatto i furbi si sarebbe già saputo, perché nel mondo, insomma, in cui viviamo c'è la gara a fargli una causa. Sì, certo, nel senso, ripeto, loro portano, cioè, l'approccio è questo, cioè tendenzialmente noi non firmiamo accordi di non divulgazione e stop. L'altro giorno mi è successo che un nuovo cliente che mi ha avvicinato e aveva bisogno di una consulenza mi ha chiesto, mi ha fatto sorridere come cosa, come avvocato di sottoscrivere un accordo di non divulgazione. Io gli ho risposto: non firmo accordi di non divulgazione, ma per un semplice motivo, io sono un avvocato, sono soggetto a segreto professionale, come gli psicologi, certo, e come i medici, cioè per me è reato, quindi è ancora più grave. Cioè, capito? Quindi è una domanda un po' ingenua, cioè chiedere a un avvocato o a uno psicologo di firmarti un accordo di non divulgazione quando hanno già un controllo da parte del proprio ordine professionale e per di più c'è un reato nel codice penale che prevede la pena per chi diffonde un segreto nell'ambito professionale, è follia. Io non lo firmo, gli ho detto: guarda, se vuoi, se trovi un avvocato che te lo firma, è stupido. Un avvocato che accetta di fare una cosa del genere vuol dire che non ha capito bene che mestiere sta facendo. Chiedo scusa, l'accordo di non divulgazione dovrà anche contenere dei termini temporali? Allora, solitamente sì, cioè, sì. Allora, sì. Solitamente ovviamente le informazioni hanno un valore, hanno senso, cioè poi negli accordi di non divulgazione c'è scritto quasi sempre a caso che se poi quelle informazioni tenute segrete per contratto vengono per qualche altro motivo rese pubbliche, perché può succedere, a un certo punto il progetto il progetto finisce, si pubblica il report e che senso ha che io sia ancora vincolato, no? E quindi si autodistrugge, diciamo, il contratto, quindi si mettono tutte queste clausole, ma quello che interessa solitamente è indicare una penale economica già precostituita, perché poi è difficile a posteriori dimostrare davanti al giudice qual era il valore economico di quell'informazione. Quindi spesso il lavoro degli NDA è proprio quello, cioè stabilire a priori che questa informazione per me vale 200.000 euro e quindi se tu la diffondi, se invece lo fai a posteriori, cioè perché tu puoi comunque dopo sostenere che sia stato diffuso un segreto, perché c'è comunque il principio che abbiamo letto prima, però nell'NDA tu hai già messo per iscritto qual era il valore economico e come scattavano queste conseguenze, quindi è una garanzia in più quella dell'NDA, ok? Sono note per dire degli accordi di non divulgazione brutalmente, come diceva lei, a vita. No, ma sì, ci provano, hanno però senso? No, perché il segreto a un certo punto, cioè la base è che siano segrete. Nel momento in cui le informazioni vengono divulgate, no,
Un esempio, io ho lavorato per un'azienda che faceva delle lavorazioni particolari, non contro leggi o cose di questo genere, però era una lavorazione talmente particolare che tutti i dipendenti erano vincolati dal momento dell'assunzione a tenere, diciamo, per conto proprio. Io poi a un certo punto ho cambiato azienda, però questo vincolo vale solitamente ancora... sopravvive, c'è scritto solitamente nel contratto, si mette sopravvive, sopravvive al fatto che uno abbia dato le dimissioni. Esatto. Se non sarebbe troppo facile, certo, perché se non, un anno, non solo, ma se tu poi andavi a lavorare da un concorrente, portavi quelle informazioni a quello là, il quale ti assumeva proprio perché tu, quindi quello lì è un atto di concorrenza sleale. Io ho lavorato per dei concorrenti, ma quelle notizie sono rimaste. Eh no, certo, ma quindi vedi, se l'accordo di non divulgazione non avesse previsto questa cosa, tu potevi andare di là e farti bello col concorrente di là, ma io so pure come questi qua fanno. Ok, quindi vabbè, adesso per chiudere. È stato inserito a livello contrattuale. Nel contratto di lavoro? Allora, solitamente nei ruoli dirigenziali, o strategici, in cui insomma sapere se sta uscendo il nuovo modello di iPhone e che caratteristiche ha ti dà un vantaggio mostruoso sul mercato. Certo. E ovviamente i capoccia dei vari. Pensate all'esempio che si fa sulle NDA, è la famosa ricetta della Coca-Cola. Mm-hmm. La ricetta della Coca-Cola è tenuta con un segreto, perché non è un discorso chimico. Cioè, se io porto una lattina di Coca-Cola a un mio amico che fa il chimico, mi dice di preciso cosa c'è dentro, cioè è noto cosa c'è dentro, però nessuno è riuscito ancora a ricreare il sapore della Coca-Cola vero, quello lì. Perché? Perché il segreto sta nel procedimento, cioè nessuno sa bene quanti minuti la fanno bollire in una tanica, con quale materiale. Ok, quella roba lì la sanno probabilmente solo pochissime persone ad Atlanta, che sono vincolate con una penale mostruosa e con insomma e ben selezionate. Ok, quindi questo è il classico esempio, però vado avanti perché sennò non ce la facciamo. Arrivo, niente, sempre sull'NDA. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche. Vabbè, sì, l'abbiamo già detto, questa definizione è proprio a livello Wikipedia, quindi è presa da Wikipedia. Pensiamo a tutti quei casi in cui rivelare la nostra idea o alcune informazioni diventa necessario, ad esempio quando devo presentare appunto l'idea ad un potenziale finanziatore o partner. Niente, c'era una parte, vabbè sì, c'è anche una norma del che qui non ho messo nelle slide, che del nostro codice civile, l'articolo 2595 deve essere, che è atti di concorrenza sleale, per cui portare via delle informazioni da un'azienda e portarle a un concorrente comunque integra un atto di concorrenza sleale, quindi ci sarebbe anche quel piano lì. Okay. Perseguibile, chiaramente. Perseguibile, c'è un danno civile previsto. Sia a livello società sia a livello persona. Eh sì, perché tu sì, diventi una delle fattispecie di concorrenza sleale è proprio lo storno di dipendenti, cioè il fatto che io assumo sistematicamente delle persone che vengono da un'altra azienda. Sia per danneggiare lei, ma anche perché mi porto di qua il know-how, no? Certo. Cioè io sono BMW e voglio tutti i designer della Mercedes. Un punto se ne prendo uno, se comincio a prenderne 10, mi sto portando via tutto il team di design, allora forse c'è un'attività sistematica e c'è sotto un disegno, ovviamente, no? C'è sotto un progetto mirato a danneggiare il concorrente, non solo, e a danneggiare il concorrente e ad avvantaggiarmi indebitamente di questo danno. Quindi c'è anche quel baluardo lì, cioè quando proprio non si riesce in altri modi, gli avvocati tirano fuori questo articolo e utilizzano il piano della concorrenza sleale. Deve essere ovviamente un rapporto di concorrenza tra imprese perché ci sia concorrenza sleale. Quindi nel caso del dipendente che si mette in proprio, dipendente della grande SPA che si mette in proprio, non so se può scattare, è più un discorso di segretezza. Ecco. Però niente, adesso... Io ho saltato, adesso direi che possiamo chiudere.